nato il gruppo finlandese, lei è italiana ma parla perfettamente diverse lingue, tra cui il finlandese, che è una lingua per noi incomprensibile, e ha fatto da tramite per tutto ciò che ha riguardato lo scavo dei settori 16 e 17 a cura dell'Istituto Finlandese di Roma. Prego, Delia. Grazie. Buonasera a tutti quanti. E rimango qui così riuscite a vedere anche le diapositive. Allora, noi del gruppo finlandese, inviati dall'Istituto Promanum Finlandia, ci siamo occupati degli ambienti 16 e 17 quest'anno, mentre l'anno scorso abbiamo avuto modo di indagare solo il 17, quest'anno siamo riusciti ad espanderci. Gli ambienti di cui vi parlo sono, per farveli vedere, questo e questo, anzi, mi è stato prestato il laser, quindi faccio la persona professionale e ve li mostro qui. Vai. Dunque, inizialmente pensavamo che gli ambienti in cui stavamo scavando fossero certamente in archeologia è sempre un parolone, pensavamo che fossero in maniera piuttosto certa indicabili come esterni al teatro, ma quello che abbiamo scoperto quest'anno ci ha lasciato un'impressione diversa. Dunque, partiamo qui dall'ambiente 17, effettivamente ancora pensiamo esterno al teatro. Qui potete notare, purtroppo dalle foto non si vede benissimo ciò che, di cui vado a parlarvi, ma qui, già scoperti l'anno scorso, ci sono degli enormi blocchi di pietra. Vi garantisco che le immagini non rendono l'idea delle dimensioni, probabilmente spostati durante gli scavi del 1700 e forse lasciati lì nonostante l'intenzione di portarli via, mentre qui potete notare un pavimento di, o meglio un calpestato. In questo caso invece abbiamo trovato un muro di epoca precedente alla struttura del teatro. Quello che vedete qui è il muro della scena. Vedete chiaramente che questo nuovo muro, cioè questo muro più antico, ma nuovo è la scoperta, va chiaramente sotto. Il muro, questo significa che è più antico del teatro stesso. Del terzo secolo, abbiamo trovato proprio qui, purtroppo dalle fotografie non si vede, ma c'è un pezzo di ceramica rossa che si chiama sigillata italica e che ci permette appunto di parlare del terzo secolo. E qui potete vedere sempre il muro che vi indicavo prima da un'altra prospettiva. Particolarmente interessanti sono questi due piccoli muri che vanno ad appoggiarvisi e sono di fattura chiaramente diversa. La cosa particolarmente interessante è che per quanto riguarda uno di questi muri è corrispondente, è allineato ad alcuni blocchi che oserei definire monumentali, che si trovano dall'altro lato nell'ambiente 16, quindi ci parlano ancora una volta di un discorso unico precedente al teatro. Vai. Ecco, qui potete ammirare il pavimento di cocciopesto di cui vi parlavo ed ecco qui il frammento di sigillata italica così importante per la datazione. Vai. Questa immagine vi dà dell'ambiente 16, quindi l'ambiente che siamo riusciti a raggiungere quest'anno, vi dà un'idea del lavoro che i nostri ragazzi hanno svolto, perché questo strato era, cioè questa, lo spazio fra questi muri era completamente riempito da terra, cocci, scusate, e addirittura abbiamo rinvenuto proprio ieri, perdonatemi, ho respirato un po' di terra durante gli scavi.
abbiamo rinvenuto proprio ieri il frammento di una statua gettato insieme ad altri materiali durante il riempimento di questo spazio, un frammento di cui purtroppo non ho foto da mostrarvi, ma che molto probabilmente è la nuca di una statua. E qui purtroppo non si nota benissimo da questa immagine, ma sempre nell'ambiente 16, quindi sotto questo strato riempitivo frutto degli scavi del 700, scavando questo strato immenso di terra, cocci, pezzi di statue, eccetera, abbiamo rinvenuto questo pavimento che è particolare perché è un mosaico decorato da una fantasia romboidale. Invece sono una donna di poca fede, in questa foto si vede molto meglio, come potete vedere qui. E inizialmente appunto pensavamo che anche l'ambiente 16 fosse molto probabilmente esterno al teatro, adesso cominciamo invece a pensare che si tratti forse del retro della scena e che quindi questo pavimento faccia parte del teatro stesso. Insomma, questi nostri due ambienti sono un po' delle fosse del mistero. Ogni qualvolta con il dottore Ney abbiamo elaborato un'ipotesi precisa su cosa potesse essere cosa, ci siamo spesso dovuti rivedere, per alcuni sarebbe stato frustrante, ma noi siamo sportivi, quindi l'abbiamo trovato interessante, divertente. E vorrei concludere ringraziando l'Institutum Romanum Finlandiae e particolarmente la dottoressa Ria Beri, la direttrice, che ci hanno dato la possibilità di vivere questa esperienza straordinaria. L'Institutum esiste proprio per creare ponti culturali e accademici fra l'Italia e la Finlandia, e trovo che lo faccia in maniera strepitosa, anche se il mio parere è probabilmente di parte. Ringrazio il Comune di Santa Marinella per l'appoggio che costantemente dà questo scavo, il GACC, in particolare nella persona del presidente Paolo Marini, in cui abbiamo trovato tutti quanti anche una famiglia e degli insegnanti, perché vale la pena di ribadirlo, ci sono dei volontari con un'esperienza e una competenza che sono veramente inestimabili. E ringrazio il mio gruppo, Julia Tumanov, Inka Salmelainen, Vella Sallinen, Maria Ylönen e Christian Wester, che sono stati fantastici, volenterosi, e un gruppo veramente facile da coordinare. Ringrazio l'Università di Pilsen e Atena per la grande collaborazione, e Dulcis in Fundo ringrazio in particolare il dottore Ney. Voi santamarinellesi non avete di certo bisogno che ve lo racconti io da esterna, ma la sua è una figura di grande caratura, sia da un punto di vista professionale che intellettuale e umano, e quindi per me è un grande onore aver avuto la sua fiducia come coordinatrice e come interprete per il secondo anno di fila. Grazie a tutti.